Angelo Galtieri, si sta presentando un importante evento, un Christmas Town. Alassio si prepara già al Natale, ma che cos'è questa serie di eventi? No, questo non è solo una serie di eventi, è un modo nuovo di interpretare il Natale che abbiamo individuato assieme ai rappresentanti delle categorie, che è quello di coinvolgere tutta la città sul progetto Natale. Non fare il villaggio di Natale, ma fare sostanzialmente tutta la parte principale della città una destinazione unica per chi a Natale vuol divertirsi. Quindi abbiamo messo assieme le loro risorse, perché purtroppo il comune non ne disponeva in maniera sufficiente, le capacità che erano disponibili, e credo che è venuto fuori un progetto di levature notevole. E quindi valorizzazione di Alassio anche in un periodo fuori stagione, anche se comunque sappiamo bene che il Natale ad Alassio è sempre stato attrattivo dal punto di vista turistico, è così? Non è sicuramente la stagione balneare, ma la stagione climatica invernale ad Alassio ha sempre un suo perché. E soprattutto nel periodo natalizio credo che ci sia da due risposte: una ai residenti, ai ragazzi residenti qua, che così respireranno l'aria del Natale, e due a chi verrà da Alassio e troverà finalmente una città natalizia vera e propria. Un Babbo Natale che, secondo come sarà il clima, rischia di andare in spiaggia? Credo che ci sia già la corsa dei bambini natali prevista, e sarà già anche quello un fatto simpatico, ma se farà molto caldo potremo anche spostare il bambino natale sulla spiaggia, come fanno in Australia del resto. E una valorizzazione anche delle attività commerciali, giusto? Ma in maggior parte di questo sforzo è indirizzata proprio a sostenere il commercio. Oggi non c'è il mio collega, ma è stato ragionato per rilanciare nel periodo invernale naturalmente, il sistema del commercio di Alassio, che in questo momento risente un attimino della difficoltà.